mister. Grazie, Svana. Grazie a lei, un bacio, un abbraccio forte, grazie, grazie, signora, arrivederci. Ciao, ciao. Allora, io vado a mettere la pasta perché già ci siamo con noi, perché sono... Fave fresche. Sono tenerissime, ho scelto proprio quelle più piccolini e tenere. Pronto? Quindi... Pronto, signora, buonasera. Buonasera Simona, sono Margherita di Castrovillara. Ciao Margherita, buonasera. Complimenti al cuoco Giuseppe. Giuseppe, il nostro grazie, Giuseppe Melina. Andiamo a mettere di Melina, si ha fatto una cosa bellissima, semplice. È vero, ha fatto dei piatti, stiamo insegnando un pochino di cose nuove anche questa sera, vero? Andiamo con l'altro piatto? Andiamo con l'altro piatto, Margherita! Io ti saluto e buon procedimento. Grazie, ciao Margherita, ciao! Allora, vado a mettere... Aspetti, che si muove? Qual è l'ultimo piatto? Me lo dice, leggiamo almeno allora, gli ingredienti. Allora, andiamo a fare delle patate alla duchessa. Le patate alla duchessa. Sarebbero con... 300 grammi di patate, 500 ml di latte, un uovo, 50 grammi di formaggio grana, 50 grammi di pan grattato, noce moscata e sale. Prego. Vorrei citare che le patate sono dei fiocchi di purè di patate, ecco. Fiocchi di purè di patate. Pronto? Andiamo a far riscaldare il latte. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Complimenti, Chiamo di la metti a terra, che meraviglia. Allora, sale? Che alla signora, senta, grazie, sì. Volevo domandare le melanzane, le diciamo le pizzette, Sì. A crudo l'ha fatto. A crudo, sì. Però l'ho messo un pochino troppo in sale, ho subito affettato e messo... Subito, in diretta, via. Affettato e messo... Ah, affettato e messo subito a fare le pizzette. Sì. Ah, ho capito, va bene. E le... il bocchino di pesce spada? Il pesce spada era fresco? Sì, fresco. No. Non era fresco? No, non era fresco. Aspetti era... che lo dice lo chef perché io rischio di dire qualcosa allora, di... Allora, era surgelato. Tagliato a fettine surgelato. Allora, finché siamo arrivati qui alla trasmissione, lui pian piano si è scongelato. Io l'ho asciugato e mi sono messo a lavorarlo a fare gli involtini. No, no, sai perché te lo chiedo? Che le fettine mi sono felissime. Sì, io sì. Io lo compro surgelato. Io lo compro surgelato ma sono più grosse, come faccio a farle con stocchini? Guardate, li vendono così, io sono andato a comprare il pesce spada, quello più grosso. Poi mi hanno detto, dice, ci sono le fettine, allora dico sì, datemi le fettine. Ah, le vendono, bene, bene, mi ha dato un suggerimento ottimo, la ringrazio. Grazie a lei, che la signora, un bacio. Buon proseguimento, buona serata. Grazie, buonasera, arrivederci. Buonasera a lei. Allora stiamo facendo le patate alla duchessa. Latte. Allora, il latte e poi metto i fiocchi di... Abbiamo grattugiato. Un po' di noce moscata. Noce moscata. Andiamo che siamo pronti con... E adesso? I nostri amici, le polpette. Le polpette anche stanno uscendo dal forno. Vediamo. Ci siamo, insomma. Lasciamo un altro 2 minuti. Lasciamo ancora un po', sì, dobbiamo chiudere bene il forno. Ecco qua. Continuiamo con le patate alla duchessa? Sì. Allora, qua ci siamo con le fave. Pronto? Pronto. Buonasera. Grazie, mamma. Buonasera, mi alzate un po' la cassa, per favore. Pronto? Simona, ciao, Rosanna. Rosanna, buonasera, ora ti sento, ciao. Complimenti allo chef perché è molto bravo, molto educato e molto disponibile, molto diretto. Grazie. A te ti faccio tanti auguri per il tuo raffreddore, speriamo che questo si può riprendere. Grazie, grazie mille Rosanna, grazie. E poi io voglio essere con te, sono più sforzo, chi la vuole forte, chi la vuole cruda. E purtroppo ci dobbiamo invece adeguare ai piatti che conducono gli chef sera per sera e che le domande cioè, vengono fatte all'inizio e poi alla fine quando fai riepilogo, altrimenti poi le ricette non vengono seguite. Esatto, brava, grazie Rosanna, quindi grazie. Io sono d'accordo con te e in bocca al lupo perché conduci molto bene da quando ho iniziato questo tuo pannino che spero che sia per molto tempo. E ce l'auguriamo, grazie Rosanna, va grazie bene. Mille, grazie. A risentirci, una buona serata e saluto anche lo chef. Grazie a lei, buonasera signora. Ciao, grazie mille. Pronto?
Pronto? Buonasera, volevo sapere se al posto delle polpette si può mettere al forno a forma di polpettone? Certo. Grazie. Sì, brava. Si può mettere, anche se io do un suggerimento. Il polpettone si può fare anche ripieno. Basta che vi servite della carta da forno, si può fare uno strato di carne di questo impasto. Pronto, regia? Ecco, magari non passiamo, iniziamo con il riepilogo? Che dici? Ancora no, va bene. Allora, io qua devo fare le patate alla duchessa. La nostra pasta è quasi 12, pronta. Ok, perfetto. Qua vado a mettere i fiocchi di... Allora, spieghiamo cosa abbiamo fatto. Le patate alla duchessa, abbiamo fatto quasi bollire il nostro latte con sì. la noce moscata. Sì, poi... e un po' di sale. E adesso vado a mettere... i fiocchi di patate, di purè. Purè di patate. Ecco, questi fiocchi di purè, parliamone un attimo. Che purè è? Sì. Che sono fiocchi che trovano in commercio le nostre sì, amiche? Sì, sì, sì. Il comune, quelli che vendono ai negozi. Sono disintegrato praticamente. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, signora. Sono la signora Maria Di Vibo. Maria Di Vibo, buonasera, benvenuta. Sì, buonasera, volevo fare il complimento agli oggetti, che è bravissimo. Grazie. Grazie. Complimento anche a lei. Grazie, Chiara Maria, la ringraziamo molto, grazie. Allora, grazie, buona serata. Arrivederci, arrivederci, grazie. Come si stanca? Grazie, signora, buonasera. Come si stanca dalla pentola? Io vado a mettere... un uovo, solo il rosso. Solo il tuorlo, quindi? Sì. Quindi ricapitoliamo, latte, noce moscata, questi fiocchi di purè, un tuorlo. Allora vado ad aggiungere il tuorlo, l'uovo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. E di nuovo la nostra amica bambina che sta consumando i soldi al cellulare della mamma, magari, ecco, noi ti salutiamo, ti mandiamo un bacino, bambina. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Signora, buonasera, chiamo da Paola. Da Paola? Sì, non si vede né si sente niente. Lei più volte ha detto, anzi mi devo scusare perché ho fatto il numero per il reclamo, purtroppo non risponde nessuno. Per questo quindi a Paola, cara signora, no, va bene. Ok, a Paola, no, lei ha provato a fare né una ricerca? Si sente, né si vede. Cara signora, ha provato a fare una ricerca canali, una risintonizzazione? Abbiamo fatto la ricerca canale, ho il decoder. Niente, a Paola, benissimo, sì, anche grazie. Anche con il decoder io non riesco a vedere la vostra trasmissione. A Paola, va bene, cara signora, io lo sto comunicando insieme a lei, va bene? Peccato che non ho visto niente perché volevo vedere il cuoco Menina stasera. Sì, lo chef Menina, cara signora. Io mi auguro che per quando andrà la replica lei riesca a seguirci bene. Grazie signora. Buon proseguimento. Arrivederci, grazie. Grazie, buonasera. Chef, prego. Grazie. Allora, ne facciamo giusto un paio per... Siamo quasi al termine, chef, quindi io direi... Allora. Ah, che belle queste patate duchessa. Ah, che belle. Otto minuti, io direi di andare con il riepilogo, sì, perché altrimenti non ce la facciamo. Andiamo con l'antipasto, con ananas crudo, ricotta e miele. Un ananas, 200 grammi di prosciutto crudo, 200 grammi di ricottina e 50 millilitri di miele. Non ha bisogno di spiegazione perché praticamente è un antipasto freddo. Allora. Un antipasto freddo.
scrivete gli ingredienti.